Allora, siamo qui con Luca Barbieri, ancora una volta, perché? Perché non potevo non chiedergli di un altro lavoro del quale lui si è occupato. Mi ha detto un po' più, diciamo, a latere, però comunque un evento bonelliano a tutti gli effetti, perché, te lo faccio vedere, perché Bonelli inizia a menare le mani, si può dire menare le mani, una cosa del genere. È incredibile questo Zombicide Invader perché Luca Enoch e Stefano Vie, fra gli altri, tu ci collabori già sulla serie Dragonero come curatore, si sono buttati in un progetto con la Camon interessantissimo, quello di rifare un gioco di ruolo però a fumetti in stile americano con un disegnatore, con un Olivares in gran forma. Sì, devo dire veramente Giancarlo ha fatto un lavoro eccezionale. Tra l'altro posso dire che lo rivedrete a breve su Senz'anima, quindi questo Wow. non è uno spoiler, ma vabbè, è giusto per dire che arriverà sulle pagine di Senz'anima e sta facendo un lavoro straordinario. E lì ha fatto un lavoro stratosferico. Come ti dicevo, in realtà tutto interamente, integralmente il lavoro su Zombicide è merito della squadra della CMON con Stefano, principalmente Stefano Vietti, Luca Sì, anche Enoch. perché il primo numero è proprio il suo, il soggetto, quindi. Sì, infatti lì è, diciamo, questo lavoro è frutto della fantasia e della bravura tecnica di Stefano Vietti. Luca Enoch arriverà con un altro volume, del quale adesso non ti dico niente perché uscirà a breve, però insomma non, teniamo un po' di riservo. Ma sempre su questa serie? Sì e no, nel senso che è sempre un progetto Common, ma non è Ah, Zombicide, è un'altra cosa. ok. Quindi, però è quello effettivamente lo ha scritto Luca integralmente, quindi quello sarà più un lavoro, diciamo, di autoriale di tecnica di Luca Enoch. Io in questo senso ho fatto solamente l'interfaccia redazionale, nel senso che io ho avuto la fortuna, e magari fosse tutto così, di trovarmi il pacchetto pronto. Cioè, a me è arrivato il volume già scritto, letterato, colorato, disegnato, con tutti gli extra già pronti. Io L'hai solo semplicemente in questo letto. caso solo letto, ho solo guardato che non ci fossero problemi e ho, diciamo, seguito tutte le varie fasi di stampa e di produzione del volume, ma più di questo no, non ho fatto. Quindi in Però questo caso, diciamo, su una cosa ci puoi parlare, nel senso comunque è un primissimo approccio di Bonelli a questo mondo. ecco, questo sì, nel senso che molto, molto. Io ho chiesto e la casa editrice mi ha accontentato in questo di potermene occupare, visto che comunque, pur diciamo avendo numerosi impegni, questo è relativamente meno impegnativo, perché comunque, come ti dicevo, è più facile seguirlo. Però ci tenevo perché effettivamente è un progetto che secondo me ha una potenzialità enorme. Perché si va a toccare un mondo che la Bonelli non ha ancora mai toccato, che è quello, diciamo, della trasposizione dei giochi di ruolo in una versione narrativa e grafica, che è tra l'altro molto interessante perché la storia è davvero bella, devo dire, ed è, quando l'ho letta, ho fatto i complimenti a Stefano, devo dire sinceramente, per come è riuscito a scriverla, nel senso che io Stefano ormai conosco bene il suo stile di scrittura e questo stile qua che ha usato tutto Zombicide non c'entra nulla con il modo in cui scrive Dragonero ed è invece perfetto per questo tipo di intrattenimento, perché questo, essendo derivando da un gioco di ruolo, io sono stato in gioventù giocatore di ruolo di Dungeons and Dragons e altre cose, quindi un giocatore di quelli proprio nerd, convinti, abbiamo fatto i tornei, i campionati provinciali, regionali, insomma, eravamo veramente invasati, quindi so di cosa sto parlando. Effettivamente quel tipo di scrittura è un tipo di scrittura perfetto per un giocatore di ruolo, cioè ti trovi esattamente in quello che vorresti vedere nella tua testa, quello che ti immagini quando fai una partita con i tuoi amici e fai, diciamo, una campagna di un gioco di ruolo, di un GDR. Non È perfetto. essendo un giocatore di Zombicide, ti chiedo, può darsi che già esiste, ma esiste un'espansione del gioco di ruolo? È prevista che sarà fatta proprio su questo tipo di storia, su questo tipo di invenzione? Allora, su questo mi cogli impreparato perché ti dico la verità, non lo so, nel senso che sono un giocatore di ruolo ma non di Zombicide, devo ancora farlo, nel senso che lo diventerò sicuramente perché mi interessa, però diciamo che il progetto è arrivato velocemente e non mi ha consentito di poter Allora lo approfondiamo approfondire. successivamente, che problema c'è? Sì, perché questo oggettivamente non lo so.
Ti chiedo una cosa sui disegni, sulle tavole, sulla colorazione, che comunque è, diciamo, precisa per lo scopo di Zombicide Invader, che non è soltanto appunto un sparatutto, fra virgolette, se lo vogliamo chiamare termine videoludico, ma ha quella sfumatura un po' più profonda nella narrazione. E il disegno, che è, tra virgolette, scanzonato e molto hardcore in tantissimi tratti, però ha comunque un'espressività nei personaggi principali bella, importante. E questo è merito indubbiamente della capacità di Stefano di sottolinearlo in sceneggiatura, quello che vuole che si veda, e la capacità di Giancarlo di riuscire a tradurlo. Poi è stato bravissimo Francesputto, che lo conosco molto bene perché collaboriamo su Dragonero, lui è il nostro capo colorista, quindi segue tutte le colorazioni di Dragonero, sia che le faccia lui in prima persona che le facciano altri. Quindi lo sento, non ti dico tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana io e Paolo ci sentiamo. Ed è stato bravissimo, ha fatto un lavoro eccezionale. Quindi la squadra che ha lavorato su quello è una squadra che conosco molto bene perché sono tutti dragoneriani, quindi ho avuto modo di confrontarmi con loro in diverse circostanze. In questo caso, come ti dicevo, ho visto il prodotto finito e quando l'ho avuto fra le mani non ho avuto dubbi a capire che è un prodotto, come dicevi tu, buono per un giocatore di ruolo perché c'è tante botte, tanti alieni che esplodono e cose divertenti, gente che muore male, ma proprio male, nel senso, come il Cristo, fanno una brutta fine. Però allo stesso tempo c'è anche una trama che ti coinvolge e c'è un approfondimento psicologico interessante, non va a fondo come potrebbe andare su altre storie perché non è quello che un lettore si aspetta né quello che vuole, non che Stefano non abbia saputo o voluto farlo, cioè Assolutamente. non ha, che abbia saputo farlo, non ha voluto farlo perché non era interessante in questo tipo di narrazione, però comunque la bravura dello sceneggiatore è indubbia, quindi qualche pennellata, diciamo, di approfondimento, di interesse anche un pochettino più narrativo c'è, e Il quindi i volume appena personaggi sono uscito interessanti. si può trovare in fumetteria oppure sul vostro Libreria. store online, ma la serie da quanti volumi sarà composta? Già si sa? Allora, dunque, per adesso solo da questo, poi ci saranno, come ti dicevo, altri prodotti in corso di arrivo sui quali non posso dire nulla, ma arriveranno, poi sui canali ufficiali avrete tutte le notizie. E poi non è detto però che se il Perché successo, c'è un insomma, bell'uno qui, quindi. sì, diciamo che è previsto qualcos'altro. Infatti quell'uno lì tradisce un po' purtroppo il fatto che non sarà una cosa unica. Sarà solo. Un one shot, però effettivamente adesso è un po' prematuro parlare di questo, ma arriveranno a breve notizie che vi conforteranno. Questo posso dirlo, ci sarà molto da leggere. Grazie Luca, grazie mille anche Figurati. per essere stato con noi e aver parlato di Zombicide Invader, che è una novità interessante per voi. Grazie mille. Grazie. Ciao a tutti.